dove ognuno può sentirsi qualcuno. Questa è la scuola. Siamo qui per dire basta ai tagli alla scuola pubblica. La scuola pubblica dal 2008 ha subito un taglio di 8 miliardi e mezzo di euro e 150.000 posti di lavoro. Questo ministro e il ministro precedente hanno avviato anche una sperimentazione che taglierà altre 48.000 cattedre, una sperimentazione che consiste nel ridurre di un anno il percorso di scuola superiore. Questa politica scolastica sta danneggiando ovviamente i lavoratori e soprattutto sta uccidendo anche il pluralismo e la libertà all'interno della scuola, perché questo ministro parla di merito per coprire in effetti la volontà di tagliare e di risparmiare sugli stipendi degli insegnanti. Non solo, si parla di chiamata diretta da parte del dirigente, la scuola quindi diventa un'azienda, ma la scuola non è un'azienda e non serve a produrre braccia da sfruttare, serve ad educare alla vita e alla legalità i giovani, per cui siamo venuti a pretendere innanzitutto l'assunzione, perché siamo precari. L'Europa ha emanato una legge nel 99, la numero 70, che stabilisce che non si possa rimanere precari più di 3 anni. Io sono precaria da 12 anni e qui ci sono colleghi che lo sono anche da 20 anni. Vogliamo il rispetto delle leggi europee, vogliamo che la scuola venga rifinanziata, vogliamo un futuro per i nostri ragazzi e vogliamo la libertà di pensiero e di parola all'interno della scuola. Barbara Bernardi, rappresento la CUB Scuola e il Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale. La CUB è uno dei sindacati che oggi hanno indetto questo sciopero dei precari a livello nazionale. Noi siamo qui oggi come CUB e come coordinamento per dire al Ministero che l'ora dei tagli è finita, quindi loro praticamente devono mettere in atto quello che il Consiglio di Stato riguardo il diploma magistrale ha stabilito con una sentenza, e questa avvertenza noi la stiamo portando avanti da oltre 2 mesi, però purtroppo il Ministero fino ad oggi non ha mai ottemperato a quello che Consiglio di Stato ha detto che doveva fare. Quindi noi abbiamo presentato delle querele, esposto alla Procura della Repubblica di tutte le regioni d'Italia, in cui chiediamo l'applicazione della legge, perché noi siamo stati relegati per 13 anni nella terza fascia delle graduatorie d'istituto anziché nella seconda fascia, come invece ha stabilito il Tribunale, e quindi per 13 anni abbiamo subito un'ingiustizia da parte del Ministero. Sono Martelli Giuseppe dell'Unione Sindacale Italiana, abbiamo proclamato lo sciopero indetto dall'Assemblea Nazionale dei Precari. Penso che 3 siano le motivazioni di fondo: uno è il discorso alla difesa della scuola pubblica, il secondo è la riapertura della contrattazione nazionale che sapete slittata fino al 2020, e il terzo problema, che oggi è rappresentato qui anche se in minima parte vista la difficoltà di oggi di raggiungere Roma, ed è quello dei precari, che sono oltre 140.000 lavoratori che dovrebbero ottenere, anche in base a una normativa europea, il fatto di essere immessi in ruolo sui posti vacanti in organico. Amit Masumine, ciao a Roma.